Ecco, quindi ve l'ho data una mano, dai. Diciamo, di solito non si domanda mai gli avversari, ma come hai visto il Catanzaro? Poi faremo anche la domanda. Ma onestamente io non ho visto male, anzi, chiaramente è normale che dopo un periodo così, in una piazza calda così, qualche momento di difficoltà ci può stare durante la partita, però ha fatto un buon possesso, ho visto girare bene la palla, mi è piaciuto come ha giocato. E poi chiaramente davanti a giocatori importanti, questo lo sappiamo. E quindi l'occasione alla fine sono riuscito a crearla, sono stati bravi. Però a me è piaciuto come ha tenuto il campo, come ha girato palla, sicuramente. Senti, naturalmente avevi qualcosa da dimostrare oggi, evidentemente, giustamente, insomma, forse non hai trovato un giusto spazio per Catanzaro, avevi qualcosa da dimostrare, l'hai dimostrato, e ti chiedo se più la competenza per il gol fatto, il rammarico per il gol sbagliato, no, insomma. Sì, ecco, è una linea sottile, diciamo. Ma no, devo dimostrare a me stesso, perché onestamente era una stagione a zero gol, quindi quello che devo dimostrare a me stesso, poi che è capitato a Catanzaro va bene, sì, però quello che devo dimostrare a me stesso, insomma, di tornare al giocatore che ho dimostrato di essere. Qua a Catanzaro sicuramente è stata una parentesi un po' strana, perché sapete che col mister non c'era questo rapporto, il mister aveva fatto altre scelte e io l'ho accettate, però insomma va bene così. Senti, la tua squadra comunque una squadra che giovane, però che insomma dimostra di aver coraggio, di non aver paura, di volersi giocare con tutti, forse troppi pareggi, questo mi sta penalizzando. Dove pensi che possa arrivare, conoscendo bene tu questo campionato? Allora, siamo una squadra molto, siamo pragmatici adesso, oggi abbiamo giocato come un buon primo tempo, poi ci è mancata quella personalità magari per riuscire a gestire un po' la partita. Nel secondo tempo siamo andati un po' in ansia, il Catanzaro spingeva. È chiaro che dobbiamo crescere da questo punto di vista, secondo me, della personalità. E già domenica abbiamo una partita importante che potrebbe farci fare il salto di qualità. Grazie mille a voi.